sia, mi stimo e mi incoraggio. Oggi nessuna magagna, perché sono qua come un bel computer per vedere un po' di video, anche perché ho capito perfettamente, anzi a menadito, la differenza fra bufale e video vero. Per esempio, io sto vedendo un video che ha avuto 21 milioni di visualizzazioni che riguarda un alieno e un UFO. Ma dai, ma si vede perfettamente che è una bufala. E poi dai, adesso, io che giro tutto il mondo e l'universo, gli UFO non esistono. Che poi uno a vedere questi video qua, cosa fa? Si fa condizionare! Ma non è vero niente! Cioè ragazzi, non è che sia stupidi! Uno lo vede questo filmato, però, ma non è così la storia! Uno vuol capire com'è! Marco Camisani Calzolari! Uno e Trino! Aiutaci tu! Noi vogliamo capire bene, bene, bene la differenza fra una notizia vera e una fake news, una truffa, una bufala! Se vi arriva un messaggio da una bella ragazza che dice di essere innamorata di voi, è tutto normale, grazie, giusto? Quando si capita, quando capita lei ventosa con una bella ventosina, sicuramente sì, ma altrimenti è un po' più complicato. E quindi per verificare che questo sia vero, bisogna prendere la fotografia e cercare se esistono altre foto simili online, perché magari quella foto è stata usata mille altre volte. Per farlo, Google ha la possibilità di cercare non solo per parola chiave, ma anche per immagine. Per cui si salva la fotografia, bravo, e si carica sul sito di Google che è dedicato a questo, images.google.it. Si carica la foto e lì si vede subito se questa foto è stata utilizzata altri miliardi di volte. Un'altra cosa da fare spesso è utilizzare quel titolo che a voi sembra a volte molto verosimile, scriverlo dentro Google e aggiungere dopo fake news oppure la parola bufala. Se qualcuno sulla rete ha scritto, e di solito sono tanti quelli che lo fanno, un articolo a proposito di quella bufala, lo ritrovate immediatamente. Bisogna ricordarci sempre che il mondo digitale non è solo virtuale, ma è molto reale, e quel che fate vale. Vale! E allora io mi stimo e mi incoraggio, vi stimo e vi incoraggio a fare molta attenzione. In questo caso non fatevi condizionare, usate la vostra testa, non dovete farvi condizionare. È determinante, capito? Anche te. E no, non esisti, ho capito, a parte che c'è la cartolina qua, però non esisti, parlate tra di voi, io non esisti, è brutto dirlo, però non ci sei.